drammatici per il nostro paese. Io penso che l'auspicio e la preghiera che dobbiamo fare tutti noi è che dalle avversità che stiamo vivendo in questi giorni noi possiamo cogliere delle opportunità concrete per trasformare e rinnovare un mondo, il calcio, lo sport in generale, che inevitabilmente ha subito un trauma devastante dal punto di vista socio-economico e che ha bisogno di riforme strutturali. Ovviamente l'obiettivo è quello di trasformare lo sport in una risorsa sociale e culturale, rendendolo fruibile in ogni angolo del mondo, proteggendo e veicolando i suoi valori alle generazioni future. Per fare questo, io credo che bisogna riportare al centro dei nostri obiettivi, innanzitutto il ruolo sociale che ha lo sport e non solo quello economico, perché ci sono dei valori fondamentali nello sport: il rispetto delle regole, il fair play, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro che nella vita potrebbe rappresentare le istituzioni. Sono tutti valori che noi ritroviamo all'interno dello sport, valori come l'onestà all'interno di un gruppo, la resilienza, la capacità di risollevarsi dopo le sconfitte, rappresentano delle basi sulle quali costruire il nostro futuro. Allora, quali sono i punti necessari per il rinnovamento di un sistema che sembra aver smarrito stabilità, equilibrio e credibilità? Bene, la condizione necessaria è l'unione di intenti e la condivisione di tutti gli obiettivi. Soltanto restando uniti, possiamo raggiungere degli obiettivi importanti. La mia non vuole essere assolutamente, come dire, un'utopia, ma la definirei, protopia, ossia progressivo avanzamento, passo dopo passo, verso il miglioramento, non la perfezione. Tutto questo dipenderà non soltanto dalle istituzioni sportive, ma dipenderà soprattutto dai giovani.